L'effetto farfalla, che appunto l'espressione viene dagli studi di Lorenz, dice semplicemente che se hai un sistema dinamico di tipo deterministico, che però ha quella che si chiama sensitivity to initial condition, sensibilità alle condizioni iniziali. Per spiegarlo, bisogna cercare di pensare a sistemi che, come diceva il buon Steve Smale, è un po' come col pane della pizza. Un po' lo tiri e quindi dilati, separi, e un po' lo foldi e quindi riavvicini. Foldi e tiri, tiri e foldi. Sistemi dinamici di questo tipo prendono una particella in una certa posizione nello spazio degli stati e, se continui ad andare avanti, tirare, fold and pull, la particella, la traiettoria che la particella compie va praticamente da tutte le parti. E però, ad ogni dato momento nel tempo, una particella a lei vicina può essere sia molto vicina alla stessa, sia molto lontana, da cui il butterfly effect. E cioè una piccola differenza nelle condizioni iniziali può, a un dato momento nel tempo futuro, separare le due orbite che pur partono inizialmente vicine di una quantità sostanziale, non infinita, ma sostanziale. È anche vero, ed è per quello che dà fastidio sentire queste parole a caso, anche perché nelle traiettorie di tipo caotiche, in un attrattore caotico, le due traiettorie che partono vicine, poi si allontanano, ma poi tornano vicine a un certo punto del tempo, poi si riallontanano, ed è esattamente la maniera in cui il movimento del sistema dinamico genera una distribuzione che assomiglia alla traiettoria di un sistema stocastico. La cosa che volevo ironizzare è questi finti intellettuali televisivi che pensano, usano parole a effetto, come se significassero qualcosa, non significano un cazzo e non hanno niente a che fare con quello di cui stanno parlando.